si è sviluppato un nuovo modo di comunicare, di dialogare, la fotografia. È inutile dire se la fotografia è arte o non arte, è ancora un interrogativo che molti si pongono, ma è una cosa assolutamente ridicola. La fotografia 1839, 7 gennaio, inventata da Daguerre, ha aperto un'epoca nuova. La fotografia è il mezzo d'espressione delle idee, c'è tutto un linguaggio da cogliere, da capire, da decodificare. Se si conosce il mezzo, si conosce anche quello che l'autore racconta tra le righe, questo è importante. Ringrazio la Fondazione che stiamo portando avanti tutto questo percorso culturale. Anche la vostra presenza così numerosa ci incoraggia e ci sprona sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di mitizzare la piazzetta e valorizzare questi luoghi che sono senz'altro bellissimi e attraenti. Questa mostra è un altro passo avanti del programma. Man mano che si sta andando avanti, sta venendo fuori la scelta giusta che abbiamo fatto, sia di costituire la fondazione sia di recuperare tutti questi posti. Quindi la nostra isola è nata anche sugli eccessi e certamente Fersen è stato un personaggio dai grandi eccessi. Questo personaggio che è vissuto, che ha costruito questa villa, personaggio controverso, contestato, estroso, particolare, è una delle figure che al di là di tutti i giudizi morali che si possono dare sulla persona, è un personaggio che comunque ha contribuito in modo determinante a realizzare il mito della nostra isola. Certamente Fersen con questa villa ha dato un numero in più a Capri che di per se stessa, insomma, non manca di altre attrattive. Però Fersen senza Capri, senza questa villa, sarebbe un personaggio del tutto dimenticato. Un esteta elegante, un uomo di un tempo particolare in cui gli artisti cominciano a usare la fotografia per poi ispirarsi e dipingere, e quindi la fotografia comincia a essere un'arte, e naturalmente intorno a Fersen c'erano artisti, poeti, scrittori e fotografi. La fotografia, con la sua bellezza, con la sua vivacità, con la sua suggestione, con la sua magia, la fotografia di von Gleden, che rappresenta un momento straordinario della storia della fotografia, nel momento in cui i fotografi tendono a raccontare le cose in una maniera quasi irreale, nuova. Si ispirava proprio a quei temi, diciamo, di un ritorno al classicismo. Addirittura di ricostruire l'archeologia del mondo. Che poi abbiamo visto anche nella pittura pompeiana, ripreso da pittori inglesi e italiani. L'Arcadia, questo sogno di Arcadia. È il tema di quegli anni, il tema di queste fotografie, è il tema tra 8 e 900, quello di Alma Tadema. Un autore quindi emblematico della storia della fotografia, del passaggio dalla fotografia nitida che mostra le cose come sono, alla fotografia che inventa le cose.
La mostra è fatta tutta di fotografie originali e abbiamo aggiunto anche alcuni materiali e documenti. Vedrete, c'è la macchina fotografica, ci sono due lastre originali di vetro, ci sono delle lettere abbastanza curiose di corrispondenza tra l'erede di von Gleuden, Pancrazio Buccini, e la sorella di von Gleuden, e c'è un'altra opera esposta nel contesto delle fotografie, credo per la prima volta, un quadro di Andy Warhol ispirato a una foto di von Gleuden. Von Gleuden è sempre passato per essere un fotografo pornografo, era uno dei pochi autori così collezionati per una certa morbosità, pensando a questo fotografo pornografo che non lo era affatto. Postumo, da morto, ha avuto un processo poi vinto, in quanto era stato accusato che le sue fotografie erano materiale pornografico, pedofilo. Scandalose. Invece appunto è stato assolto, in quanto vennero dichiarate opere d'arte. Anzi, è venuto fuori un autore straordinario di fotografie di paesaggio, di fotografie metafisiche. C'è quella fotografia del suo cane nero su una spiaggia tra le rocce, che è una fotografia straordinaria. Noi siamo in questo luogo molto particolare. Per me quello che conta in questo incontro bellissimo, in cui vedremo delle opere, delle fotografie che sono vere opere d'arte, è anche ritornare in questa casa, perché qui c'è lo spirito del luogo. Io trovo che le case hanno un'anima. Questa casa rappresenta più di qualunque altro discorso la figura di Fersen. Fersen è questa casa, come Malaparte diceva della sua casa, casa come me. Ecco, le case hanno un'anima e questa casa ha un'anima molto forte. Questa mostra è stata una grande scommessa. È una mostra che ha un significato particolare. Per me mi ha rallegrato di vedere un pubblico così ampio. Che dimostra che questa idea di questa mostra della Fondazione della Bella Vincente. Sono 400 persone. Nonostante il caldo e la distanza. Una mostra di fotografie. Perché la Fondazione Capri, di cui fa parte il Comune di Capri, della Capri in maniera determinante, che condividiamo i loro obiettivi, ha voluto realizzare. Una magnifica scelta anche quella degli organizzatori e di chi custodisce questo luogo magico. Non mi aspettavo tante persone qui in una serata così calda, e mi ringrazio a nome della Fondazione Capri. Benvenuti a tutti quanti voi qui a Villa Isis. Grazie. Thank you.